Buonasera a tutti, eccoci qui in una nuova puntata di Bellezza e Potere, ogni giovedì in onda su Umbria TV alle 19.30, di seguito su Perugia Today. Siamo alla quarta edizione di puntate, ne abbiamo fatte parecchie, arriveremo fino all'80esima sicuramente, poi vedremo. Vediamo se qualcuno ci vuole ancora vedere o ci vuole bene, ma lo scopriremo molto presto. E oggi andiamo avanti dentro questo posto pieno di meraviglie artistiche. Questa è la mostra privata di Massimiliano Donnari, il Mamo. Ci vediamo sempre dietro Regina Elisabetta, le guardie. Quindi non ci manca niente. Anzi, abbiamo la seconda parte col professor Francesco Menichetti. Buonasera professore. Buonasera Franco. Allora, noi ci siamo interrotti la volta scorsa parlando della sperimentazione al plasma, perché ne abbiamo sentito parlare un po' su tutti i giornali, è stato un po' anche qualche volta il chiacchiericcio, se vogliamo, comune della gente, perché se ne è parlato tantissimo. E soprattutto perché in tema di coronavirus volevamo sapere quale fosse la cura, e ne abbiamo sentite tante, o quale fosse un rimedio possibile a quello che abbiamo vissuto. E come funziona questa sperimentazione e cosa ha fatto, cosa ha deciso il Ministero? Direi che è doveroso partire da un assunto che è fondamentale. Per il Covid-19 non esiste a tutt'oggi una cura che abbia dimostrato di essere sicura ed efficace. Questo purtroppo è un dato di fatto. Recentemente abbiamo sentito di alcune sperimentazioni particolari dal Regno Unito che segnalano l'utilità del cortisone, del dessametasone nel Covid avanzato, nei malati più gravi che sono in terapia intensiva e che sono sottoposti a ventilazione meccanica. Ecco, dessametasone potrebbe dare qualche giovamento, riduce la mortalità. Altre sperimentazioni, queste invece provenienti dagli Stati Uniti, ci segnalano che un antivirale, Remdesivir, possa giovare in fase precoce. Per il resto nulla, c'è solo la narrazione di queste sperimentazioni. E ne abbiamo sentite tante di narrazioni. E non c'è di peggio, perché le regole della ricerca scientifica sono rigorose. Da tempo si è superata l'impressione personale. Io ho trattato 10 pazienti, 20 pazienti, 50 pazienti in quel modo e ho avuto l'impressione di salvargli la vita o gli ho salvato la vita. E questo è un errore madornale, voglio dire, perché il più spesso delle volte non corrisponde a realtà. Per poter affermare una cosa del genere tu devi condurre una sperimentazione rigorosa, prospettica, con un gruppo di controllo, quindi con un gruppo che riceve la terapia che tu vai a sperimentare e un gruppo di controllo che non la riceve. Quando la numerosità è sufficiente, l'osservazione è prolungata. Ci vogliono tempi lunghi, immagino. Ci vogliono tempi. Il Regno Unito è riuscito a farlo. Questo è un grande pregio del National Health Service. Ha armonizzato gli sforzi e ha concentrato la ricerca su grandi numeri e ha prodotto. Beh, loro sulla ricerca investono molto. Anche questo è uno dei temi da cui noi dovremmo trarre insegnamenti, perché l'AIFA ha cercato di far bene, ha centralizzato le ricerche, però abbiamo 35 protocolli approvati, molti doppioni, pochi studi randomizzati controllati e quasi nessuno riesce a ruolare, perché ormai Covid non c'è più. E quindi siamo fermi senza aver prodotto nulla, un'occasione persa per la ricerca italiana. Il plasma. Il plasma ha dei gran presupposti, perché fa parte della storia della medicina. Non l'ha inventato Pisa, non l'ha inventato Mantova o Pavia, ma è una cura, quella del plasma convalescente, che è stata utilizzata fin dal secolo scorso per la pandemia spagnola, poi per l'Ebola,
per alcune epidemie influenzali. Quindi è storia. È storia della medicina. In che consiste sostanzialmente? Nel prelevare con la plasmaferesi il plasma dei convalescenti, cioè di chi ha avuto la malattia ed è guarito, perché chi è guarito lo ha fatto producendo degli anticorpi neutralizzanti il virus. Questo plasma iperimmune, ricco di questi anticorpi, prelevato, purificato, qualificato, potrebbe, somministrato ai malati di Covid, dare qualche giovamento. Abbiamo evidenze sufficienti? No, al momento. Abbiamo delle osservazioni preliminari. Cioè, c'è qualche caso comunque studiato? Tra cui quelli di Pavia e di Mantova, che sono poco meno di 50 pazienti in cui loro segnalano un calo della letalità. I dati devono essere ancora pubblicati, ma sono stati molto narrati e molto enfatizzati. C'è uno studio cinese che doveva essere di 200 pazienti, si è fermato a 100 perché a Wuhan hanno esaurito anche loro l'epidemia, che non riesce a dimostrare però ancora nulla di certo. Quindi stiamo attenti, perché rischiamo di fare della plasmaterapia una nuova cura di Bella o un trapianto di midollo alla Vannoni. Ci vuole molta cautela. Ecco perché l'AIFA ha voluto prendere il mio protocollo Tsunami, il protocollo di Pisa, e farne una sperimentazione nazionale, perché c'era sotto traccia il pensiero che questa cura, in teoria non costosa, in teoria popolare, qualcuno la definisce democratica, sì, perché non ha a che fare forse con... forse anche più naturale, vedendola così. Sì, se vogliamo, ma insomma il plasma è tanta roba, Franco, capito? Una trasfusione di plasma non è pizza e fichi. Il plasma contiene i fattori della coagulazione, l'albumina, il poco e l'assai. Sì, è sicuramente una cura derivata da donatori. Però è tutt'altro che semplice, è tutt'altro che, come dire, scontato che sia assolutamente sicura, priva di rischi e certamente efficace. Se ne potessi essere certo, a fronte di evidenze scientifiche solide, io ne gioirei. Beh, tutti ne potremmo gioire. Ma non posso sposare questa o quell'altra soluzione terapeutica solo per il fatto che io la sperimento. No, ci mancherebbe. Cesserei di essere uno sperimentatore. No, poi dopo si entra nel tifo politico. Appunto, che è un'altra ma farei questione. Un altro mestiere, non più ricercatore. Il ricercatore deve saggiare, esplorare un'ipotesi, ma deve mantenere una terzietà, perché deve considerare l'ipotesi positiva, ma anche l'ipotesi negativa. Certo. Non posso io innamorarmi della mia idea e poi forzare perché questa in qualche modo dimostri quello che non è in grado di dimostrare. Farei un danno, no? Alle persone. Un danno pubblico, sociale. Assolutamente. E se io curo delle persone col Covid con delle cure che non hanno dimostrato di essere sicure e non hanno dimostrato di essere efficaci, io non faccio una cosa di eticamente molto accettabile. Assolutamente no. Ma quanto ci vuole per dare una risposta a questa sperimentazione sul plasma? Beh, noi adesso lo studio Tsunami, che arruola oltre 64 centri in tutta Italia, sta partendo oggi, quindi va avanti, i centri vengono attivati, va avanti l'attività di donazione, di prelievo e di qualificazione di plasma iperimmune, che viene quindi purificato e stoccato. E però è un po' fermo sul fronte della somministrazione ai pazienti che non ci sono, fortunatamente. Esatto, sì, certo. Allora noi alimentiamo questi arsenali del plasma in previsione di una possibile ripresa dell'emergenza epidemica, se avremo da altri. Questa è un'altra domanda, esatto. Perché è una domanda che ci poniamo, ma tornerà un'altra emergenza come l'abbiamo vissuta e magari tornerà in altre forme? Guarda Franco,
difficile. Io sento tanti colleghi che hanno la sfera di cristallo e dicono sì, no, ni. Ma io dico semplicemente che adesso noi stiamo godendo di un'attenuazione evidente dell'epidemia. I malati ce ne sono più pochi, fortunatamente, ci sono ancora i morti e c'è però ancora la diffusione del contagio. E quindi la mia risposta è la seguente: noi ci troveremo ad affrontare la realtà che saremo stati in grado di generare con i nostri comportamenti. Se i nostri comportamenti saranno virtuosi, non avremo una seconda ondata significativa, ma avremo situazioni da reimportazione, tipo Pechino, sì, diciamo sì, sì. Così. Che ci insegna che qualcosa, tipo la Corea del Sud, qualcosa può sempre... Ci possono essere dei ritorni. Se non saremo virtuosi, diciamo, se il modello è quello della Coppa Italia, diciamo così, beh, possiamo rischiare molto ancora, perché l'epidemia si è diffusa, ma non tantissimo, l'immunità è precaria, e non così significativa, siamo in attesa di vaccini che ci potrebbero aiutare, ma i vaccini per i virus respiratori io gli do un affidamento relativo, è come il vaccino anche per l'influenza. Si cambia, no? Cambia, si muta. Fa ogni anno. Certo, un motivo se ci si sarà. Si fa il vaccino antinfluenzale ogni anno, perché? Perché muta quel tanto che basta per dovere rinnovare la vaccinazione. Io temo che il coronavirus, che è un virus respiratorio, abbia le stesse caratteristiche, il vaccino arriva, o meglio, i vaccini arriveranno, ci sarà un enorme... Quanti anche, perché noi abbiamo bisogno tanti, anche degli impegni. Ma noi ne vogliamo tanti, noi vogliamo non il vaccino delle IRBM di Oxford, che è, tra virgolette, il nostro vaccino, noi vogliamo tanti vaccini che siano sicuri ed efficaci in modo da poterli... come dire, poi somministrare a tutto il mondo, perché la richiesta sarà enorme. Ma è generale, ovviamente. Tanti ne vogliamo. Presto, per la, insomma, gennaio-febbraio, quindi siamo fuori di questa stagione. Quindi quando? Dopo, ovviamente, il prossimo anno si dopo parla. La stagione influenzale prossima. E quindi questa stagione influenzale prossima, l'8-novembre, ce la giochiamo da soli. E va gestita in un altro modo. Ce la giochiamo ancora, Franco, senza un vaccino e senza una cura ben definita. E allora spendiamo bene il nostro tempo, dico io, che è il tempo di un comportamento virtuoso per la comunità, per noi cittadini. Ed è il tempo per le strutture sanitarie di migliorare la propria organizzazione, le proprie dotazioni e la propria armonia, di modo che se dovesse tornare un problema non si debba ricadere nella stessa situazione grave in cui siamo andati a cadere, cioè che si interrompe l'attività dell'ospedale per tutti gli altri malati, perché esistono i tumori, il diabete, l'infarto. Esistono altri, tantissimi altri problemi. Sono stati abbandonati, ma non tutto per responsabilità strutturali, anche per diffidenza. Io non vado a operarmi, certo, c'è anche perché questo, ho paura. Aspetto. Aspetto perché vado lì, mi ammalo, muoio. Certo, no, ecco, il problema dobbiamo spendere queste settimane, questi mesi, non solo per andare al mare, va fatto anche questo. Va fatto anche questo. Sì, giustamente, però bisogna... Io personalmente ci voglio andare. Cogliere l'occasione di un problema per organizzare... Per migliorare, imparare dagli errori. Però qui nessuno ammette di aver fatto errori. C'è poca propensione a un'analisi autocritica e questo preoccupa. Questo è verissimo. Uno degli errori sicuramente lo vediamo di un personaggio qua dietro. Parliamo di Trump, che è stato raffigurato... Il mitico Donald. Esatto, il quale ci stava anche invitando a fare qualche piccola iniezione di disinfettante, amochina... Lui ne ha provate diverse. Lui, diciamo che ne ha dette differenti. Anche la profilassi con idrossiclorochina. Esatto, diciamo che... lui praticava personalmente. Insomma, è uno che si espone, gli va riconosciuto, voglio dire. Anche in molte fantasie. A noi, ovviamente, ci piace la parte più bella, siamo su Bellezza e Potere, e ricordo che in questa bellissima mostra
privata, andiamo a raccontare qualcosa in più di quello di cui stiamo godendo. Eccoci con Bellezza e Potere. Professor Francesco Menichetti, io sono curioso anche di un'altra questione, dato che parliamo di esperti. Noi, i nostri esperti, hanno detto tutto e il contrario di tutto. Siamo stati bombardati di informazioni un po' false, un po' anche tendenziose qualche volta, tanti che si sono fatti anche pubblicità, qualcuno ha anche guadagnato in questo modo. Ma com'è possibile che questo sia stato non controllato? Perché io adesso ricordo chi ha detto che non sarebbe mai arrivato il coronavirus in Italia. Anche se dovesse arrivare, ricordo questa frase, sarà comunque molto leggero, meno di un'influenza. Le mascherine non servono a niente? No, le mascherine sono utilissime, e così via per tante altre cose. Ma come mai? Beh, alcuni, diciamo, di questi personaggi che hanno ceduto alla tentazione dell'apparire, sono diventati opinionisti, diciamo, i protagonisti dei talk show, di tutti in tutte le salse, e molti di questi devono ancora finire di mettersi d'accordo con se stessi, perché, come dire, hanno cambiato litigano con opinione con la rapidità del fulmine. Però vedo che comunque vengono sempre ufficiati da trasmissioni anche importanti, che le ospitate vanno a... Io penso che un medico e un ricercatore, io mi considero tale, che abbia sufficiente maturità e senso della misura, deve essere prudente. Quindi questa gara all'apparire, sì, dichiarare, si può dichiarare, lo si deve anche fare se uno viene interpellato, però con misura, con prudenza, e cercando di non cedere alla tentazione del protagonismo. A tutti i costi. No, nel senso che se io ho, come dire, voglia di mettermi davanti a una cinepresa, faccio come ho fatto con il mio amico Riccardo Milani, faccio una comparsata su un film, che è la mia grande passione, e mi tolgo, ecco, una soddisfazione personale, ma non vado nella veste. È una cosa diversa, appunto, è una cosa diversa, come quando vado a un concerto o leggo un libro o ascolto della buona musica, è una dimensione privata. Quando tu sei, come dire, in veste pubblica, il medico ricercatore è in veste pubblica, ci vuole una diversa misura. Io spero di averla. In veste pubblica ci hanno investito di queste informazioni, appunto, di cosiddetti esperti, che è stato un massacro anche mediatico, ma io immagino anche solo per i cittadini. Ma vede, qui la responsabilità è anche molto della stampa, no? La stampa che è attenta, che sa fare una selezione, si rivolge a personaggi accreditati che hanno misura. Invece, se diventa poi il Covid oggetto di talk show in cui si confrontano opinioni diverse, diventa il solito salotto. No? Sì. Adesso il talk show è tornerà il Covid in autunno, e non tornerà. Lasciamo. E ho sentito esperti dichiarati tali almeno
a livello nazionale che dicono sì, sicuramente, esatto. No, sicuramente. Beh, uno, un cittadino, come fa anche a, a trovare, come dire, appunto, noi, a avere le armi? Noi continuiamo ad attendere che finiscano di mettersi d'accordo con loro stessi, insomma, perché e non sarà facile. Penso che sia un processo molto lungo e che probabilmente non avrà un esito certo. Diciamo, questo, questo penso di sì. Però comportiamoci bene, quindi questo ci mette... Questo comportarsi bene aiuta sempre, anche appunto i comportamenti virtuali aiutano. Esatto, esatto. Stiamo arrivando verso la conclusione, una curiosità più che altro personale, anzi a questo punto due. Ma come mai il professor Menichetti è andato a Pisa, dato che magari poteva essere importante continuare a utilizzare la sua professionalità a Perugia, e se tornerà a Perugia? Beh, è stata una scelta professionale, avevo ambizioni, personali, volevo crescere, il contesto locale che molto mi ha dato, perché mi ha insegnato, mi ha fatto crescere, l'ospedale di Monteluce, la clinica di malattie infettive, non mi offriva queste, queste chance. Sono andato nel marzo del 99 a fare il primario a Pisa, e lì ho iniziato una nuova fase della mia carriera professionale, anche una nuova fase anche della, vita della mia vita personale, perché dalla sera alla mattina ho abbandonato moglie, figlie e cane. E stavamo a quel tempo in via 14 settembre e vedevamo Assisi ancora, adesso insomma lì si vede un magnifico panorama, e dalla sera alla mattina io mi sono, mia moglie continuava a lavorare, ha continuato a lavorare fino a un anno e mezzo fa, adesso è tornata a vivere con me, siamo ridivenuti diciamo una coppia un pochino più agé, però insomma è una nuova fase della nostra esistenza, le figlie sono grandi, il cane purtroppo a 17 anni, uno splendido bassotto tedesco nero focato a pelo corto ha fatto il suo corso, ha fatto la sua, ha concluso la sua esistenza, e adesso siamo tra Pisa e la Versilia in attesa di tornare a Perugia, ma ci torneremo probabilmente non più in veste professionale, perché io ho, come dire, una certa età, probabilmente ho ancora un aspetto giovanile, ma dal punto di vista professionale sono... Noi non chiediamo l'età, non ci interessa, avanti. L'aspetto e la testa soprattutto è molto più che poi giovanile. Se qualcuno ha bisogno di me, come dire, non si il fatica telefono, tanto. Il telefono è acceso. Voglio dire, io rispondo a tutti. Io ho visto che se hanno bisogno di me, chi ha bisogno o chi vuole fare ricorso al professor Menichetti... lo fa, si fa vivo, quindi bene. Non c'è nessun problema. Il professor Menichetti ha risposto anche a me e a Bellezza e Potere, e siamo alla conclusione della nostra puntata. Non posso altro che ringraziarti per questa bellissima chiacchierata, utilissima soprattutto, in questo mondo di bellezza intorno a noi. E quindi ci rivedremo presto con Bellezza e Potere.